Buonasera a tutti e bentornati sul vostro canale. Oggi abbiamo un video molto specifico, molto particolare, che riprende connotati un po' storici, qualche connotato tecnico di quella che è un'orologeria che spesso non vi parlo perché sto approfondendo in tematiche dedicate. E oggi ho il piacere di raccontarvi quella che è il mio sapere, di quello che sono le mie conoscenze, e nel caso abbiate informazioni maggiori o smentite su quello che vi sto raccontando, qui nei commenti non fate altro che scrivermi e sarà un piacere poter capire un po' anche quelle che sono le vostre esperienze e così arricchire un po' tutti quanti. Quindi giriamo la telecamera e iniziamo a guardare. Allora ragazzi, la storia parte negli anni 70 ed è una storia molto ricca, molto corposa, anche fatta diciamo di milioni di pezzi venduti. Quindi stiamo parlando di un orologio che chi più e chi meno, quasi tutti li abbiamo maneggiati, noi appassionati di orologeria. E adesso entriamo proprio nella sfera Seiko, cioè entriamo in una sfera di una nicchia particolare di orologeria. E qui mi piacerebbe tantissimo che Manuel Maggioli, che saluto e ringrazio anche perché le principali informazioni le ho avute sul suo gruppo, quindi sul forum gruppo 1881, che ringrazio perché è molto ricco e si riesce a trovare proprio informazioni specifiche su questi modelli. E poi lui è uno che sa scrivere e far capire le cose, quindi le maggiori informazioni, non tutte, arrivano proprio da lì. E questo è fondamentale perché sono enciclopedie vere e proprie alla portata di tutti. Ora, noi conosciamo un po' tutti il Seiko 6139 come uno dei primi, sono il primo, ora non entro nel merito del primo, secondo. Orologio automatico con funzione cronografica, e stiamo parlando di orologeria meccanica tradizionale. E poi un attimino dopo il 6138, che vi presento in questo momento, è proprio qua tra le mie mani ed è quello chiamato il Panda. Ecco, due cose veloci veloci così le sapete. Il quadrante, ora io cercherò di metterlo un attimino a fuoco, quando è rastremato sul verticale, ok? Quindi vedete delle striature sul verticale, la scritta Japan è sin stampatello, ma un po' panciottita, ok? Un po' panciotta, e la A non è a punta, ma è tagliata in testa, allora siamo davanti a un quadrante molto probabilmente originale. Se non ci sono queste caratteristiche, inizia a essere difficile, dare l'originalità del prodotto e probabilmente siamo di fronte invece a parti aftermarket. Allora, questo orologio qua è un orologio che a mio avviso, a me è sempre piaciuto dal punto di vista del fatto estetico, magari a livello tecnico, sono un po', difficili. Quelli che possono essere le sue manutenzioni e riparazioni, e non tutti sono in grado magari di sistemarlo, ma indubbiamente è un orologio che dall'impatto estetico, visivo, è piaciuto a milioni, se non miliardi di persone, quindi ha avuto a livello universale una crescita esponenziale di quella che è stata poi la sua visibilità. E questo orologio a tutt'oggi ricopre un fascino incredibile. Ma questo orologio qua non è l'unico orologio presente sul mercato in quegli anni, perché si iniziava ad affacciare un determinato tipo di orologeria, che invece era l'orologeria, diciamo, digitale, l'orologeria LCD, orologeria che andava con la funzione
con l'energia di una batteria, ok? E adesso vediamo insieme una veloce carrellata di quelle che sono state un po' le evoluzioni proprio del marchio Seiko e che parallelamente andavano avanti con quella che invece era una produzione tradizionale meccanica, sempre nel comparto, sempre nel gruppo Seiko. Allora, sicuramente Mister Moriya, vantando anche un importante e prezioso curriculum, nonché avendo anche una posizione di rilievo nel gruppo Seiko in quanto era responsabile manager del Nord America, pone un po' quelle che sono le basi per la non fattibilità di orologi in LED, quindi orologeria a LED, che ricordiamo che negli anni 70 fu un po' la nuova rivoluzione di quelli che erano gli orologi nel cambiamento di quello che era un po' il quarzo, e lui vide abbastanza lungo, nel senso che capì per primo che erano orologi che non avevano grossa vita e puntò quindi tutto su quella che poteva essere invece una produzione LCD. E questo va detto sicuramente merito a Moriya, perché ha capito che l'orologeria a LED aveva delle problematiche. Una probabilmente fra tutti era quella di non riuscire a soddisfare l'utente per quella che era poi la fidabilità dell'orologio stesso, perché aveva un grosso dispendio di energia, di batterie proprio, mentre l'LCD consumava molto meno, e questo fa sì che l'utente finale avesse un orologio più longevo e meno manutenzione, insomma, sostanza, no? Quindi cosa succede? Punta tantissimo sul discorso LCD e inizia questo percorso bellissimo di Seiko, che bisogna darne atto, ha sicuramente vantato questo tipo di orologeria e parallelamente ha contribuito e ha continuato quella che era l'orologeria meccanica tradizionale. I primi LCD non sono di Seiko, nel senso che le ricerche ci danno come 1972 il gruppo Gruen e Cox Electric System, rispettivamente con il Teletime e il Quarza. Ma Seiko non stava lì a guardare, sicuramente gli altri andranno avanti, stava già sviluppando quello che era la sua prima serie, che è la serie 0, che era una serie con quattro cifre, molto basica, e poi contestualmente ha iniziato ad evolversi questo orologio, ma si è evoluto in una maniera che nessun altro gruppo è riuscito a stargli al passo. Vanno citate sicuramente, e poi la vedremo alla mano, la serie A, che è una serie a 4 e a 6 cifre con funzione di alarm, infatti A stava per alarm, ma in realtà ci sono diverse A variegate, nel senso che si possono trovare col GMT o con le melodie, per esempio, quindi è una serie A molto ampia. La serie M sicuramente era quella che dava la prima multifunzione, quindi avevamo la funzione alarm, datario, databank, cronografo, e qui iniziava ad essere abbastanza corposa e piacevole anche per il fruitore, diciamo, avere più possibilità di interazione con l'orologio. Seiko poi ci prende gusto e butta fuori la serie C, che era il calculatore, quindi la serie con il calcolatore, una vera e propria calcolatrice da lavoro portatile. Poi è uscita fuori la serie F, questa era una serie che è uscita fuori tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 ed era caratterizzata da una cassa molto sottile. C'è da dire che la serie F aveva lo stesso modulo della serie L, che era uscita per la donna, che era uscita invece tra il 77 e il 79, quindi il modulo dell'F era lo stesso della serie L. Poi c'era la serie D, per esempio, abbiamo
Vi ricordate quegli orologi con le icone grafiche? Quindi c'era l'omino e la donna piuttosto che il telefono. Ecco, queste qua erano le prime icone grafiche sugli orologi della serie D di Seiko e siamo nei primi anni 80. E poi ci sono la serie G, che era caratterizzata da un'icona grafica con segmenti che si riempivano o si svuotavano a seconda un po' delle funzioni, se crono, secondo, inattivo oppure no. E anche questa era una funzione molto piacevole da vedere perché si vedeva proprio l'attività dell'orologio. Sempre da citare la serie B, per esempio, che esce tra il 79 e l'80 in due serie, in due produzioni particolari e diverse, ma sempre per casse femminile. Poi c'è la serie W e la serie Y, che sono dei digitali, che però sono usciti per il marchio Pulsal e Alba, che facevano sempre parte comunque del gruppo Seiko. Da citare sicuramente la serie W nel 1985 circa, e erano, diciamo, dei calcolatori in grado di comunicare con apparecchi esterni. Quindi iniziano a esserci interazioni proprio tra l'orologio da polso usato come strumento e strumenti esterni. Questo poi è molto, molto bello perché poi dopo lo vedremo nella serie T come in realtà questa comunicazione si sviluppa addirittura in quello che è un vero e proprio televisore. Sempre bianco e nero, quindi monocromatico, sviluppato su un pannello LCD sull'orologio da polso, che interagiva con uno specifico ricettore esterno dedicato. E questa era la serie T, che poi in realtà non si sa neanche se esisteva proprio la serie T, perché era il Seiko TV T00 5000/10. E non ultimo c'era la serie S. Erano sicuramente gli orologi molto evoluti ed erano i primi ad avere il sensore delle pulsazioni. Ecco, questa è stata un po' la panoramica di quelle che sono state le evoluzioni di Seiko in quelli che sono stati gli orologi LCD, okay? I digitali di Seiko. Ed ecco qua il pargolo che sono riuscito a far rinascere proprio oggi. Pargolo che ora, se vi dico a quanto è stato ritirato, è veramente una sciocchezza, una stupidata, perché sono orologi che si trovano ancora abbastanza economici. Questo perché è una serie A, attenzione, perché ci sono degli orologi Seiko digitali con funzioni cronografiche, calcolatori, addirittura, come avete visto, quello che poteva interagire, far vedere la televisione sul quadrante, che invece hanno avuto e hanno delle quotazioni, sicuramente delle valutazioni molto più alte. Ecco, questo orologio qua invece possiamo dire che era uno di quelli che iniziava ad avere un appeal molto molto aggressivo, perché il prezzo era già molto contenuto ed era un orologio versatile. Era un orologio estremamente versatile, praticissimo, addirittura con un lieve grado di impermeabilità. Questo orologio qua io l'ho trovato a pochi euro, non funzionante, e gli ho dato una bella pulita, una bella sgrassata, perché è stato veramente utilizzato, ma tanto anche, e ci siamo trovati di fronte, appena gli ho messo la pila nuova, ad un orologio funzionante. Funzionante in tutte quelle che sono le sue funzioni. E questo è sinonimo di come Seiko comunque piaccia o non piaccia, cercava di fare orologi che funzionassero a tutti e che potessero dare quella affidabilità che proprio la loro mentalità giapponese ha sempre sostenuto e a tutt'oggi sostiene. Io stesso sono un subarista e quindi so cosa vuol dire avere tra le mani meccanica
giapponese e l'affidabilità che mi ha sempre dato. Avete visto come funziona veramente splendidamente, i tasti sono morbidissimi e funziona alla grande. Questo però è una serie A 128 5000, quindi è una serie A, sì, ok, una delle prime serie sicuramente, ma è stato prodotto veramente in tantissimi pezzi e in tantissime variabili di conformazione. Adesso lo andiamo a vedere nel suo lato B. Qua sicuramente qualche scavezzacane si è divertito con molta incuria. Però possiamo dire che l'orologio bene o male ha tenuto il tempo, e se è riuscito a sopravvivere a questo scavezzacane, allora possiamo dire che l'orologio è valido assolutamente. Ora, questo è il vano batteria, ok? Poi qua te lo faccio vedere proprio, c'è l'inserto per l'apricasse, perché il fondello è a pressione e potete verificare all'interno il suo modulo che era perfetto quando l'ho aperto io, era perfetto. Vi segnalo, giusto per competenza di informazioni, quelle che è il bracciale e i suoi relativi finali, che penso che li possiate apprezzare se li metto un po' a fuoco. Z167, penso che riusciate a vederli, e questi sono proprio i suoi originali. Allora io cosa posso solo dirvi? Che vi ringrazio per essere stati qua con me fino a questo momento. Sicuramente sono due fratelli con due nature veramente diverse, ma due fratelli che hanno in comune un unico scopo, quello di arrivare dopo oltre 50 anni ai giorni nostri ridenti, funzionanti, quindi orologeria fatta per durare nel tempo. Questo secondo me è un concetto indubbio. Questa non deve essere una comparazione, attenzione, perché non possiamo comparare questi due prodotti, ma possiamo solo apprezzare lo sforzo della casa nel proporre diverse strutture, diversi impianti, diverse nature di orologeria per tutto il mercato globale, per riuscire a soddisfare tutti i palati. Io vi ringrazio di cuore, ragazzi, un abbraccio a tutti. Ciao, alla prossima.